Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato TG. Partiamo dal coronavirus. I nuovi contagi di oggi a Prato e provincia sono 55. Purtroppo c'è un altro decesso al Pio Istituto Santa Caterina dei Ricci, è il 13°. Sentiamo Nadia Tarantino. 55 nuovi casi di coronavirus e due decessi, quello di un'anziana di 98 anni ospite della RSA Pio Istituto Santa Caterina de Ricci, dove le vittime del focolaio scoppiato nelle settimane scorse salgono a 13, e quello di un uomo di 82 anni morto all'ospedale Santo Stefano. Questo è il bilancio dell'epidemia nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore. Il numero dei contagi sale a 11.609, quello delle vittime a 291, è quanto riporta il bollettino diffuso dalla regione. 703 i nuovi casi in Toscana, totale 137.242, e 16 i decessi, totale 4.285. Le ultime vittime sono 8 uomini e altrettante donne con un'età media di 82 anni. Gli ultimi contagi sono emersi dall'analisi di circa 17.000 tamponi tra molecolari e rapidi. L'indice di positività, sottraendo i tamponi di controllo, è al 9,3%. Scende ancora il numero dei ricoveri. Negli ospedali toscani i letti occupati da pazienti Covid sono 748, 105 dei quali in terapia intensiva, complessivamente 6 in meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono state dichiarate 285 guarigioni, numero che comprende anche quelle persone che, pur positive al tampone, non manifestano più i sintomi dell'infezione. Più di 30.000 i toscani attualmente in isolamento, quasi 9.500 perché positivi al coronavirus, il resto per aver avuto contatti diretti con persone poi risultate colpite dall'infezione. Altre 4.090 somministrazioni di vaccino si sono contate alle 12 di oggi, con il totale che è salito a 138.788. Chiuse le indagini su avvocati e prestanomi coinvolti in un giro di aste sugli immobili truccate, ci sono 14 richieste di rinvio a giudizio. Ancora Tarantino. La casa finita all'asta tornava nella disponibilità del proprietario grazie a un lodo arbitrale confezionato su misura, finalizzato all'accertamento dell'uso capione, un modello che sarebbe stato replicato almeno 4 volte tra il 2016 e il 2018, danneggiando i creditori di turno. Ne ha convinto il sostituto Laura Canovai, che ha firmato 14 richieste di rinvio a giudizio a carico di altrettante persone accusate di turbativa d'asta. La vicenda arriverà davanti al giudice delle udienze preliminari a novembre. Tra gli imputati figurano un ex avvocato di Montecatini, Andrea Mucci, 66 anni, radiato e cancellato dall'albo degli avvocati pratesi in seguito a una condanna per bancarotta e appropriazione indebita, e due avvocatesse, una di Prato, 51 anni, l'altra di Pisa, 63. Per tutti e tre anche l'accusa di esercizio abusivo della professione. Mucci, che nell'ambito di questa inchiesta finì agli arresti domiciliari per avere svolto il lavoro pur sprovvisto di titolo, e le colleghe per avergli messo a disposizione i loro uffici. L'avvocatessa di Prato è ritenuta con Mucci figura centrale dell'indagine portata avanti dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri, tanto che anche per lei la procura chiese l'arresto, respinto però dal giudice delle indagini preliminari. Secondo gli investigatori sarebbero stati almeno 4 gli immobili salvati dai lodi arbitrali e sottratti alle aste, 3 a Prato, 1 a Milano. A mettere in moto l'inchiesta fu nel 2017 la querela di un avvocato delegato dal tribunale alla vendita di due case. Ad insospettire il legale fu un lodo che a un certo punto mise d'accordo due contendenti con il riconoscimento dell'uso capione, cioè il possesso del bene divenuto con il passare degli anni una proprietà di diritto. Ad organizzare il meccanismo, secondo i convincimenti dell'accusa, sarebbe stato Mucci per salvare un immobile riconducibile alla sua famiglia, meccanismo apparentemente regolare poi adottato negli altri casi per recuperare altri immobili. Per gli inquirenti a consentire la redazione dei finti lodi sarebbero stati vecchi clienti e vecchie conoscenze dell'ex avvocato. Le indagini hanno potuto contare anche sulle intercettazioni telefoniche e sui riscontri arrivati dalle perquisizioni negli studi e nelle abitazioni degli imputati.
Stava trasportando abusivamente due cavalli a Roma, ma è stato bloccato sull'autostrada del Sole da una pattuglia della polizia stradale. È successo all'altezza del casello di Impruneta. La ditta di trasporto non aveva le autorizzazioni del caso e, malgrado le restrizioni dovute alla pandemia, aveva effettuato oltre 400 viaggi impiegando per eludere i controlli autocarri noleggiati a caro prezzo in Belgio, benché questo sia vietato dalla legge. Non solo, dai documenti è risultato che la ditta aveva assunto l'autista per una prestazione autonoma occasionale. Considerate le circostanze, i poliziotti della stradale di Prato hanno segnalato la situazione dell'autista all'ispettorato del lavoro. I proprietari degli animali dovranno pagare una sanzione di 6.000 euro ciascuno. Al trasportatore, che dovrà pagare una sanzione di 4.000 euro, è stato sequestrato il veicolo. Andiamo a Montemurlo ora per un report sull'attività della Polizia Municipale. Sono dimezzati gli incidenti stradali ed è stato possibile recuperare 65.000 euro con il progetto Equità. Alessandra Grati. A Montemurlo nel 2020 gli incidenti stradali si sono dimezzati, nessuno è risultato mortale. Su un totale di 49, solo 17 non hanno riportato feriti. Sul fronte delle sanzioni, il primo posto tocca la rimozione delle vetture durante la pulizia delle strade, seguite dall'eccesso di velocità e dall'omessa revisione. I dati sono positivi perché oltre al numero di incidenti c'è un numero importante di calo di feriti e di coinvolti, quindi nessun esito mortale vuol dire che la sicurezza stradale è migliorata quest'anno a Montemurlo. Un lavoro fatto dai 18 agenti della municipale che crescono per numero ma restano sempre senza comandante, anche se temporaneamente il posto è occupato dal segretario generale Vera Aquino. Ed è in corso una procedura selettiva per l'individuazione di un comandante che arriverà a definizione nel corso delle prossime settimane con la nomina di un comandante del corpo di polizia municipale. L'attività della municipale si è anche concentrata sul rispetto dei vari DPCM pubblicati nel corso dell'anno. Sono state svolte verifiche su 1.396 persone riferite appunto ai controlli Covid e fortunatamente il dato positivo è quello che ci sono state solamente 42 violazioni accertate. La municipale ha anche continuato a lavorare al progetto Equità. La presenza dei nostri agenti insieme agli ispettori di Sori hanno consentito in 32 controlli di andare a recuperare circa 65.000 euro di tributi non pagati, in particolare i tari. Sono continuati per tutto l'anno anche i controlli sulle attività produttive. I controlli fatti in un anno hanno anche evidenziato violazioni di nessun tipo, sia degli esercizi commerciali sia nelle attività produttive. E la comunità cinese a Montemurlo è molto molto attenta. Via i lavori per i campi di calcio a Paperino, stamani il sopralluogo dell'assessore allo sport Luca Vannucci, che ha fatto anche il punto sugli altri interventi in partenza. Vediamo. Tra 6 mesi diventerà realtà metà del progetto che vedete in questa cartina. Sono iniziati i lavori per la realizzazione del primo lotto del nuovo spazio sportivo di Paperino, che prevede la realizzazione del campo A11, spogliatoi, deposito, infermerie e la piattaforma per la clubhouse al costo di 601.000 euro. Con i ribassi d'asta saranno aggiunte l'illuminazione e l'irrigazione. Stamani l'assessore allo sport Luca Vannucci ha effettuato un sopralluogo con i tecnici comunali e con il consigliere comunale del PD Antonio Nelson Facchi, che anche nel Paperino San Giorgio, la società sportiva che gestisce gli impianti, attualmente sistemati lungo Via del Ferro accanto a Gida. La scelta di spostare qui i campi sportivi qualifica l'intero abitato. Accanto alla scuola, accanto agli studi medici, dove sarà prevista anche la palestra per la scuola in futuro, questo è attaccato al paese, questo mette veramente in correlazione tutte quelle che sono le attività sportive qui nella zona di Paperino. Messo come era messo ora, era un'isola fuori da Paperino. Il secondo lotto prevede la realizzazione di due campi, uno a 7 e l'altro a 9. Sarà realizzato non appena verrà finanziato. Il costo è di circa 350.000 euro, che potrebbe lievitare di altri 150.000 se si optasse per il sintetico. Una volta terminato il secondo lotto, il Paperino San Giorgio potrà traslocare completamente nel cuore del paese. Un ulteriore passo in avanti anche sui 10 impegni presi col sindaco Biffoni in campagna elettorale, dopo i sequestri in Via del Pozzo, la riqualificazione della piazza, la nuova viabilità e le nuove aree verdi, che anche lì c'è un altro cantiere qui a pochi metri di distanza, insomma stiamo procedendo con gli impegni presi.
Con l'occasione l'assessore Vannucci ha fatto anche il punto sugli altri cantieri aperti o in procinto di partire. I due campi in sintetico, uno a Ebbicheroni alla Querce e uno a Vittorio Rossi a Santa Lucia, e la palestra di pugilato che a Prato non c'è mai stata da parte di comune una vera palestra dedicata al pugilato su un prato. Verrà nella struttura della pista Ferrari, della pista di atletica. E ora a Carmignano, perché la provincia ha programmato per il 2022 i lavori di consolidamento del ponte sull'Ombrone. Ancora grati. Saranno programmati nell'estate 2022 i lavori di messa in sicurezza del ponte sull'Ombrone sulla strada provinciale 9 di Comeana, al confine tra la provincia di Prato e quella di Firenze. L'intervento, voluto dalla provincia, garantirà la viabilità in piena sicurezza del tratto, percorso giornalmente da molti abitanti del comune di Carmignano per recarsi a Signa. La progettazione definitiva esecutiva che svolgeremo da ora in poi su questo ponte ci servirà proprio per definire con esattezza il tipo di intervento, quindi cosa dovrà essere fatto sui pilastri, sulle parti portanti, cosa dovrà essere fatto invece sulla parte portante del ponte, in modo tale da poter avere entro la fine dell'anno un quadro, diciamo, completo del tipo di intervento da poi mettere a gara e eseguire la prossima estate. In questo momento si parte con una dotazione finanziaria di 300.000 euro che provengono dal Ministero. Nel dettaglio, l'intervento migliorerà le condizioni dell'infrastruttura con risanamento del cemento armato mirato al rinforzo delle travi e della soletta e al ripristino del sistema di raccolta delle acque piovane. L'intervento realizzato da parte della provincia e di tutti gli enti competenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, quindi di consolidamento strutturale e funzionale di questo ponte, permetterà ai nostri concittadini di poter andare in completa sicurezza sia al lavoro ma anche muoversi per motivi di studio o svago verso tutta l'area metropolitana e fiorentina. Quindi un intervento importante di riqualificazione, un intervento importante per tutta la nostra cittadinanza. Alle 20.30 c'è Giorgio Micheletti con A tutto gol e Fiorentina-Inter. Grazie per averci seguito, buona serata.